Vuoi che diamo un piccolo Vai. esempio, Claudio? Allora, sapete che una caratteristica dei monoteisti è sempre quella della violenza, dell'imposizione, soprattutto sui bambini, soprattutto nel renderli persone da sacrificare. Ah, oltretutto, per inciso, c'è un quasi vescovo americano che è stato ammanettato, sempre per lo stupro di minori, c'è una diocesi in centro Italia che ha detto sospeso a divinis quel prete che quest'estate avevano perseguitato, ci hanno trovato pedofilia in rete e c'è in mezzo un istituto religioso. Piano, hanno trovato il manuale dei preti pedofili in Brasile, non so se lo sai. Ah no, ecco, questo non lo sapevo. Dimmi era questa perché a sto punto. No, no, vero? Cioè, ma addirittura, cioè, non so se tu l'hai visto, ma questa Cazzo. notizia qua, Che data è? il Corriere della Sera Non ce l'ho. ne ha fatto una pagina intera, Ecco, cioè proprio, cioè nel senso, non la l'ho preso. notizia è lunedì 21 novembre, scandali, 21 denunce, novembre, ieri, l'altro ieri? sì, Cazzo. 1700 sacerdoti responsabili di cattiva condotta sessuale, Brasile. 21 novembre. 1700. Brasile. Ci ho fatto un po' voi, insomma, cioè siamo effettivamente. Corriere della Sera, forse lo trovo in rete allora sta notizia qua, Non so se l'hanno probabilmente. pubblicata in rete, però comunque, cioè io non lo so. No, diamo un esempio di educazione Sì. cristiana usando anche un attore molto, di cui se ne discute molto in questi momenti in televisione, in cui sarà prossima una serie televisiva, che ci dà anche la sua testimonianza di come sono gli istituti religiosi. Non Vai. so se ne sai il fatto. Comunque ne parleremo. Allora, io parto dal dire, cioè, si parlano sempre, dicevo, della violenza sui bambini. Allora, io parto da due notizie che sono distanti da alcuni mesi. Parto da un fumetto, mandato in onda a Teheran, in Iran, per giustificare i bambini che devono diventare dei kamikaze, perché devono riscattare le colpe degli altri. Leggo la notiziola. La genesi di un kamikaze raccontata ai bambini. La televisione italiana, iraniana, scusate, lo scorso, beh, ci manca poco che quella anche italiana, lo scorso 28 ottobre ha mandato in onda alle 8 del mattino un cartone animato shock, in arabo, con sottotitoli in inglese. Il filmato si apre con una pattuglia di soldati israeliani che massacra una famiglia di palestinesi a colpi di arma da fuoco. Sopravvivono un giovane e una bambina. Per vendicarsi, il ragazzo si arruola nella Jihad, diventa un kamikaze. Questa, diciamo, è la giustificazione, dice che le persone hanno sofferto e le cose si devono scontare così. Certo che questo spirito non è soltanto iraniano, perché io prendo la Repubblica del 20, del 16, 16, 16 giugno 2005 e parla di Radio Maria, una frequenza che si avvicina. Dice: programmi, apro virgolette, programmi secondo abitudine. Alle 15:30 la rubrica dei ragazzi con lettura di un testo sul martirio dei primi cristiani sbrannati dalle belve a Roma e sgozzati dai centurioni quando le belve ne avevano abbastanza. Cioè, adesso si è aggiunto che i centurioni romani, oltre a mandare i cristiani a mangiarsi dalle belve, quando le belve Pazzesco, ne la allucinante. trasmissione per i ragazzi su Radio Maria delle 15:30 Pazzesco. riportata da Repubblica del 16 giugno 2005. Logicamente questa trasmissione per i bambini gli vanno a raccontare questo, che i poveri cristiani diventavano le vittime e che di conseguenza qual è il passo successivo, cosa gli diranno, che dovranno riscattare i loro conregionari sacrificati e sgozzati dai legionari romani cattivi che sgozzavano i cristiani. Allucinante. Te la rileggo, lui dice chiaramente, guarda, aperte le Scusa, virgolette. come mai che io non ce l'ho, che è sulla Repubblica? Dammi il titolo principale Il titolo di quello che. principale è un articolo dopo il referendum sulla fecondazione assistita. Ah. Comunque dice: Radio Maria benedice i laici alleati. Vi rileggo la frase. Alle 15:30, aperte virgolette, la Repubblica, alle 15:30 la rubrica dei ragazzi con la lettura di un testo sul martirio dei primi cristiani sbranati delle belve romane e sgozzati dei centurioni quando le belve ne avevano abbastanza, continua l'articolo. Poi padre Livio, che legge il suo libro sulla Madonna di Mediogore, parlando delle bestie apocalittiche, estremo scatenamento di Satana, le canzoni a richiesta sulla Madonna e padre Pio. Chiusa la Cazzo. citazione. Sono Comunque, pensa. scandalizzato per le canzoni richieste su Padre Pio. Accettavo tutto. Ti rendi conto a che punto si arriva? Cioè, la trasmissione per i bambini che se gli va a raccontare una panzana storica e uno di questi bambini si chiederà di riscattare in qualche maniera. Poi
Ma andiamo a una notizia di attualità che ben pochi ne hanno parlato e che forse al di là di alcune considerazioni personali varrebbe la pena di leggerla tutta, non so se sei d'accordo. Allora, tutti quanti forse conoscono un attore che si chiama Luca Barbareschi. Non so, ne hai sentito parlare Luca Barbareschi? Allora, leggiamo una dichiarazione che Luca Barbareschi ha rilasciato mercoledì 23 novembre al Corriere della Sera. Ma è sul privato che Luca dichiara di aver vinto davvero una battaglia difficile personale. Aperte virgolette, nei miei primi 50 anni ho vissuto facendomi del male, dentro di me una voragine che nessun successo, nessun guadagno, nessuna passione amorosa riusciva a colmare, chiuse virgolette. Una storia dolorosa, la sua inizia quando aveva 9 anni, aperte virgolette. I miei vivevano separati, mia madre se n'era andato con un altro uomo, io avevo scelto di stare con mio padre, ma anche lui in casa non c'era mai. Sono stato cresciuto dalla cameriera, ma frequentavo i migliori istituti scolastici religiosi. Ed è stato lì che tra i 9 e i 10 anni ho subito pesanti molestie sessuali. Mi è accaduto quello che è capitato e che capita a tanti altri bambini. Chiuse le frasi di Luca Barbareschi. Chiede il giornalista. E papà e mamma ne erano informati. Risponde, aperte virgolette, mi vergognavo a raccontare certe cose. Tuttavia, una volta ebbi il coraggio di dirlo a mio padre. Lui, non credendomi, si informò all'istituto, dove naturalmente gli risposero che era un mitomane e che mi ero inventato tutto. E per tutta risposta mi prese a ceffoni. Da quel momento sono cresciuto nella convinzione di essere io il colpevole, non mi sentivo degno di fare nulla, non amavo me stesso e quindi neanche gli altri. E diventando adulto ho cominciato a distruggere chiunque mi stesse accanto. Chiuse virgolette. Luca Barbareschi che parla, Allora, chiede sempre l'articolista. L'essere stato violentato non ha però condotto a traumi più gravi? Risponde Luca Barbareschi, aperte virgolette. No, anche se non nascondo che la mia sessualità fino a qualche tempo fa è stata molto disturbata, chiuse virgolette. È stato l'ennesimo fallimento sentimentale, quello con Lucrezia Lante della Rover, a farmi riflettere. C'era qualcosa di sbagliato in me, dovevo tentare di diventare un uomo migliore. Questa è la dichiarazione che Luca Barbareschi, attore conosciuto, ha rilasciato al Corriere della Sera. Questa è una dichiarazione non certo di uno sconosciuto, ma uno con nome e cognome è riconosciuto. E lui ha detto... È uno che parla anche di se stesso. Parla di se stesso in relazione a ciò che avveniva dentro un istituto. Provate un po' a rifletterci. Ecco. Questa cosa, logicamente, che è una denuncia della trama sessuale che succede, è stata collocata, ed è stato già tanto che quello di essere l'aveva pubblicata e gli aveva riconosciuto l'abilità, nella pagina degli spettacoli. E soprattutto, appunto... Nessuno ne ha parlato. Pensate ad esempio quante volte succedono. Ma andiamo più avanti, ma la cosa di Luca Barbareschi, il suo fatto, sarebbe da aggiungere anche altre cose, però abbiamo dato una dimensione di quello che succede. Benissimo, allora rimaniamo sempre vicino. Il giorno prima che Luca Barbareschi dichiarasse questo al Corriere della Sera, il Corriere della Sera pubblica il caso del Brasile. Scandalo in Brasile, i diari dei preti pedofili. Denunce, arresti, 1600 sacerdoti responsabili di cattiva condotta sessuale. Intervento decisivo del Vaticano. Vabbè, lì sarà tutto da discutere. Qui hanno sequestrato, oltre che documenti vari, hanno sequestrato anche il decalogo del prete pedofilo. E vogliamo leggere il decalogo del prete pedofilo. Sentiamo il decalogo del prete pedofilo. 1. Età 7, 8, 9, 10 anni. Sesso maschile. Condizione sociale, povero. Condizioni familiari, preferibilmente un figlio senza padre, solo con la madre sola o con una sorella. Dove cercarlo? Per strada, nelle scuole e nelle famiglie. Come adescarlo? Lezioni di chitarra, chierichetto o chierichetta. 7. Importantissimo, tenere a distanza la famiglia del ragazzo. 8. Possibilità, ragazzo affettuoso, calmo, senza blocchi, carenti di padre, senza moralismi. 9. Accertare cosa piace al ragazzo e partendo da questa premessa fare in modo che si consegni del tutto. 10. Come presentarsi sempre sicuro, serio, dominatore, padre, non fare mai domande, avere certezze.
Questo qua, tra l'altro, il Corriere della Sera pubblica anche la calligrafia, cioè nel senso che pubblica documenti dei preti pedofili, cioè nel senso che non era l'inizio del giornale, perché il giornale disse, può sembrare incredibile, noi sappiamo che purtroppo gli ascoltatori di questa radio sanno che non sono cose incredibili, però il Corriere della Sera pubblica questo. E allora rendetevi conto di quello che sta succedendo, di quello che appunto sta accadendo a livello mondiale, e pensate che allora in Brasile ci sono 1600 preti processati. Del fatto di Luca Barbareschi, facciamo un nome e cognome di una persona conosciuta che l'ha dichiarato lui su un quotidiano, nessuno ne parla, perché la pedofilia è negli Stati Uniti, la pedofilia è in Brasile, la pedofilia è in Canada, però in Italia la magistratura preferisce condannare un giudice come, come Tosti, preferisce rifiutare la denuncia di Luigi Cascioli, preferisce rifiutare la denuncia di Adam Smith che chiede di tirare via un crocifisso. La magistratura è impegnata in questo. E i politici italiani dove sono? Un uomo politico ha dichiarato che parlare con Razzi è stato un piacere assoluto. C'è piacere e piacere, logicamente sui piaceri non si discute. Però cosa porta questo piacere assoluto? Dobbiamo forse rileggere le parole di Luca Barbareschi? Cioè, non le abbiamo dette noi che possiamo sembrare cattivi, è la sua esperienza. La sua esperienza, tra l'altro, dice che lui aveva 9 anni. E se andiamo a leggere il diario dei preti pedofili, il manuale, il decalogo, rientra giusto nella fascia d'età che i preti pedofili in Brasile hanno codificato. E allora, esiste forse un insegnamento più profondo, esoterico, nascosto, che noi non conosciamo? Sì. Esiste una metodologia? Noi vi rispondiamo di sì. Non possiamo non rispondere di sì, Francesco, perché tieni presente che da quando abbiamo cominciato a parlare di microfoni in questa radio... Okay, pensa, lui, questa è, ricordate, se avete l'occasione, tanto per dire se noi esageriamo, e ci sarebbe da continuare a leggere le altre dichiarazioni di Luca Barbareschi. Luca Barbareschi, pagina 44, Corriere della Sera, mercoledì 23 novembre 2005. Cioè, il problema è questo, no? Cioè, quando noi abbiamo cominciato a parlare dai microfoni in questa radio, nel 1996, già queste cose le dicevamo. Cioè, le dicevamo, ma non le dicevamo per raccontare qualcosa di distruggente o di brutto, ma dicevamo per l'impatto che ha il fenomeno che hanno queste azioni all'interno, sì, del sistema sociale in cui viviamo. Cioè, queste azioni non è che finiscono là, cioè, qui non si tratta di una persona che va a sparare nella testa un'altra, cioè di un omicidio. Un omicidio, per quanto sia un'azione esecrabile e va condannata a livello di legge, è un'azione che inizia e finisce là. Lo stupro dei bambini, lo stupro dei ragazzi che avviene negli istituti religiosi porta dei danni psichici e emotivi nelle persone, e questi danni si riversano nel sistema sociale con danni ancora più gravi nello spazio e nel tempo. Vogliamo leggere cosa dice Luca Barbareschi della situazione? Sì. Aperte, vedete. Il venire a conoscenza di situazioni come la tua ti aiuta a focalizzare il problema. Riconosci il cane nero dell'autodistruzione che ti affianca da anni. Non puoi sperare di rimuoverlo del tutto, ma puoi imparare a tenerlo sotto controllo. E se impari a volerti bene, vuoi più bene anche agli altri. Chiuse virgolette. Questa è la frase di Luca Barbareschi rispetto alla sua situazione di essere stato violentato in un buon istituto religioso. Cioè, in effetti, se conosci il prete, sai necessariamente a prioristicamente che è un prete pedofilo e sai a prioristicamente che ti devi difendere da lui. Dopodiché, se quel prete XY non è un pedofilo, è irrilevante. Perché quel prete XY, che non è un pedofilo, di fatto è all'interno della stessa organizzazione che pratica sistematicamente la pedofilia e la pederastia. E tutti quei problemi che vengono provocati da questo tipo di pratica, cioè da pratiche di possesso, da pratiche coercitive nei confronti dei ragazzi, si riversa come danno, come problema all'interno della società, ma anche dopo 10, 15, 20, 30 anni, perché esistono le persone che reagiscono in un certo modo e riescono a riassorbire certi traumi e a non riprodurli, ma c'è una percentuale di persone che questi traumi li riproducono. E allora non è dire bravo quelli che non li riproduce e cattivo quelli che li riproduce, è dire malvagio, vigliacco e assassino chi questi traumi li provoca, costringendo le persone a riassorbire queste tensioni e queste cose che subiscono. Certo, è facile dire un articolo di giornale, ma siamo comprensivi perché anche lui, poverino, è stato violentato.
cavolo, che siamo comprensivi. Non è che possiamo essere comprensivi, dobbiamo essere invece estremamente duri nel condannare chi fa questo tipo di cosa, perché è la cosa più importante che esista all'interno del sistema sociale. Potete essere qualsiasi partito politico, potete fare scioperi, potete avere il rinnovo del contratto, potete tifare per questo o per quel partito, ma quando distruggete il sistema sociale in cui stiamo vivendo, state distruggendo quello che è il futuro, state creando dei gravi problemi, e di questi problemi i magistrati se ne sbattono altamente le palle, non gliene frega assolutamente niente, anzi per loro spesso è anche un vantaggio, più disagio sociale, più delitti, più lavoro, più pane per i loro figli. E purtroppo è così che i magistrati ragionano, e dopo le persone che amano la giustizia, che amano reagire a tutto questo, sono quelle che pagano, perché sono quelle che vengono prese dal punto di vista emozionale, dal punto di vista del coinvolgimento emotivo, sono quelle che reagiscono, che tentano di trovare delle soluzioni per quanto folli, e sono quelle che poi pagano ulteriormente di più. Per cui abbiamo una selezione naturale all'interno del sistema sociale in cui viviamo, che va verso l'autodistruzione, cioè che va verso la perversione. Anche perché tenete presente che spesso le persone, famiglie, per difendersi da questo, tengono in casa i figli, cioè praticamente segregano i loro figli, perché altrimenti ci sono i pericoli della strada, ci sono i pericoli della società, ci sono i pericoli degli altri. E allora avremo una quantità di figli fra 10 anni, 12 anni, che non saranno in grado di affrontare la società civile. Per contro avremo della gente che si fa ammazzare come bestiame pur di trafficare, arrivare dall'Africa sulle carrette, mezzi morti, rapinati, senza soldi, distrutti, che hanno la forza di affrontare condizioni terribili. Provate un po' voi a pensare se queste persone che arrivano dall'Africa, che arrivano dall'est Europa in queste condizioni, con quel bagaglio di decisione che hanno alla sopravvivenza, si devono scontrare con i nostri figli che li abbiamo ridotti in quel modo. Provate un po' a riflettere chi sta distruggendo la nostra società. Cioè, guarda che è drammatico. Ed è drammatico, e qui non sto saltando di palo in frasca, è drammatico come lo sgelamento dei ghiacci della Groenlandia, perché quando cresce il livello del mare di un metro non so quanta gente avrà ancora la casa, però tanto chi se ne frega, arriverà fra 10-12 anni lo sgelamento della Groenlandia, si alzerà di un metro fra 10-12 anni, questa trasmissione radiofonica ci sarà ancora, continueremo a dire queste cose, il ragazzo è violentato, i danni che lui ha subito li riproduce nella società civile fra 10-12 anni, ma chi se ne frega, fra 12 anni, cioè, c'è questa... Sì, ma sai, io forse per la prima volta mi trovo d'accordo con una frase di un prete pedofilo. Ah, sì, dimmi. Questo prete pedofilo dichiara nel suo diario: Dio, allora dice, e questa è la mia più grande solenne scoperta, Dio perdona sempre, ma la società mai. E una volta tanto mi trovo d'accordo. Cioè la società, e poi parliamo dell'ambiente, della cultura, della gente, non perdona mai. Cioè nel senso, il Dio dei cristiani perdona, ma giustifica queste cose, e lui dice no, io mi sono accorto, lei è stata la sua scoperta, che il suo Dio lo perdonava di tutto. No, purtroppo la società cattolica fa finta di non vederle e continua a riprodurle queste cose, per cui non è vero che la società non perdona. È chiaro che dal punto di vista personale gliela fanno pagare, nel senso che è sempre quello preso in castagna, cioè sempre il prete preso in castagna e deve stare zitto buono rispetto agli altri preti che invece non sono stati scoperti e che possono continuare a far carriera. Questo è ovvio, cioè, questo anche perché ricordatevi che prendere in castagna il prete collega fa parte delle relazioni che c'è all'interno della Chiesa Cattolica, perché far le scarpe all'altro prete, far le scarpe al vescovo, o il vescovo che lo fa un altro vescovo, un altro, per salire in scala gerarchica, è un dogma fondamentale della Chiesa Cattolica, perché se tu riesci a far fuori qualcuno significa che Dio ti ha dato la forza e ti ha dato i mezzi per farlo, per cui qualunque comportamento vile, infame, squallido, sporco, criminale che faccia un vescovo
glielo ha detto di fare Dio, cioè è Dio che gli ha inviato per fare. Se dopo un altro riesce a fare le scarpe a questo criminale Lazzarone, è perché Dio gli ha dato la forza per fare questo. Voi pensate dove si va a finire con questa logica? Siamo all'aberrazione più assoluta. Infatti la Chiesa Cattolica e i cattolici sono aberrazione, sono crimine, sono genocidio. Beh, sai, giustamente Michel Onfray scrive nel suo libro, parla di vandalismo cristiano, cioè nel senso che proprio il vandalismo non appartiene, il peggiore è quello cristiano, proprio perché alle spalle ha una dimensione religiosa, ha una giustificazione solenne, ha un codice che viene dall'alto, ha un dettame di un Dio e di conseguenza è il più cattivo ed è il più perverso. Cioè, se noi non riusciamo effettivamente a scoprire che il mondo attorno a noi è vivente, è cosciente, è consapevole, è fatto di dei che marciano verso il loro infinito, e in questo mondo noi non impariamo a nuotare e a lavorare per sviluppare il Dio che cresce dentro di noi, noi non riusciremo mai a cambiare questo tipo di cose. Anche l'indignazione più forte non sarà in grado di cambiarle, perché l'indignazione in se stessa resta una forma sterile, perché l'unico modo per riuscire a cambiarlo è riuscire a scoprire che il mondo è vivente e agire come all'interno di un mondo vivente, e imparare a indignarsi, ma sempre all'interno del riconoscimento che il mondo in cui viviamo è fatto da dei e da consapevolezze. Quando un Bertinotti mi viene fuori con una frase del tipo, l'ho letta ieri su Televideo, io a attaccare la Chiesa Cattolica un giorno sì e il giorno dopo anche, non ci sto. Beh, tu sei un povero deficiente, caro Bertinotti, perché non hai ancora capito un cazzo che a livello politico di segretario di un partito non è che si attacca la Chiesa come oggetto in se stesso, ma si dovrebbe fare come minimo un lavoro ideologico. Ho capito, tu non hai un'ideologia, la tua ideologia è la stessa ideologia dei cristiani, è ovvio che non attacchi la Chiesa, ma io non attacco la Chiesa, io metto in discussione i valori, i principi etici, morali, i valori, i dogmi, i valori filosofici che la Chiesa fa, e dimostro che questi valori filosofici sono la distruzione del sistema sociale. A quel punto non sono io che sto attaccando la Chiesa, ma è la Chiesa che ha dichiarato guerra alla società civile. Questo è il dato di fatto. Cioè, questa purtroppo è la triste realtà. E nella società civile non riusciamo a far emergere una coscienza sufficientemente forte per opporsi a questo. Sembra che ormai si mette in discussione tutto, tutto quello che era acquisito, tutto quello che praticamente la Chiesa Cattolica ha dovuto cedere in uno scontro che c'è stato negli ultimi 40 anni. Si sta riprendendo tutto. Con gli interessi anche. E con gli interessi. Sì, lo so, c'è un Zapatero in Spagna che sta reagendo, c'è una reazione molto forte in Francia, ci sono reazioni in Germania, ci sono reazioni in Belgio, ci sono reazioni, cominciano anche nell'est europeo, ma sono delle reazioni in base a delle azioni che ha fatto la Chiesa Cattolica, e non sappiamo quanto in Spagna riusciranno a fissare, sappiamo quanto hanno fissato in Francia ed è possibile anche ampliare, però non sappiamo in Spagna quanto riusciranno a fissare, perché i cattolici stanno già lavorando sotto banco, cioè stanno già mettendo in piedi i loro movimenti. Beh, anche in Francia, perché ad esempio lo stesso discorso che ad esempio ne abbiamo parlato alcune trasmissioni fa, presentato il libro di Michel Onfray, tratto della teologia, dice che moltissimo, cioè della presenza cattolica sta riguadagnando e sta ritornando in tutti quanti gli ambiti, anche in Francia, cioè l'attacco è a livello mondiale, cioè nel senso che tutti quanti i monoteismi sono ormai schierati sullo stesso fronte per trovare la stessa intesa, ed è significativo quello che sta accadendo in tutto il mondo, insomma, cioè in tutto il mondo il monoteismo cerca di imporre la sua violenza, la sua sopraffazione, insomma. Se tu pensi ad esempio a quello che sta succedendo in Italia, che la Chiesa Cattolica, il cristianesimo, perché sta imponendo leggi che sono assurde, il caso della proposta fatta nel Veneto di obbligare, non parlo di legge nazionale ma di legge veneta, di imporre il movimento per la vita obbligatorio all'interno degli ospedali, che se qualche direttore sanitario si rifiuta, la prima volta gli danno una multa da 500 euro a 5.000 euro, la seconda volta gli tirano via l'autorizzazione da praticare l'aborto.
E se poi andiamo a leggere quello che è successo proprio in questi giorni a Padova, cioè questo ne parla il Corriere del Vento, giovedì 17 novembre 2005, pigli la abortiva fai da te, rischiano di morire, Padova, due donne salvate da un'emorragia, altre cinque ricoverate, inchiesta della procura. Ma allora, perché queste donne hanno dovuto ricorrere alla pillola abortiva fai da te? Stiamo ritornando agli aborti clandestini, anche perché la legge sull'aborto ha praticamente distrutto gli aborti clandestini, sì, e ha più che dimezzato quello che era il livello degli aborti. Voglio riportare agli aborti clandestini, alle mannaie, come si chiamavano allora. Ed è veramente una cosa atroce. Sì, no, vedi, il ritorno alle mammane o i cucchiai d'oro, come si chiamavano i medici che facevano gli obiettori e poi praticavano l'aborto clandestino, che erano chiamati cucchiai d'oro. Ma appunto, perché queste donne sono ricorse al sistema dell'aborto fai da te, rischiano di morire? Perché ormai la maggioranza dei medici sono obiettori di coscienza, perché è difficile trovare le cliniche dove si possa fare, e adesso ci aggiungiamo tra il Ministro della Sanità e quello che vuole fare la Regione Veneto di imporre il Movimento per la Vita in strutture del genere, quando sappiamo che il Movimento per la Vita reputa le donne delle peccatrici e che stanno commettendo un omicidio, penso che il livello di sostegno, di aiuto anche psicologico, sia insignificante. Penso che una donna che vada ad abortire abbia una zavorra in più se trova una struttura su cui farlo, e di conseguenza si arriva al punto che qualcuno fai da te e rischia di morire. Poi, ed è questo che preferiscono i cristiani. Tieni presente che quelli che verranno aggrediti saranno sempre le persone più deboli. Sì. Cioè, la donna che ha soldi comunque andrà all'estero. Esiste un'ottima clinica, ottime cliniche di fecondazione assistita in Turchia, esistono ottime cliniche in Spagna. Chiaramente chi ha soldi andrà all'estero, chi non ha soldi sarà chi pagherà, sarà la ragazza disperata, sarà l'immigrata, sarà l'emarginata, sarà quello che cercherà delle sue soluzioni un po' caserecce per le cose, saranno sempre i poveracci. D'altronde quello che scrive nel manuale del padre pedofilo in Brasile, mai avere una relazione con bambini ricchi, lo scrive nel suo manuale dei preti pedofili, insomma, cioè, sì, ma infatti, la povertà per loro è l'ambito in cui possono scatenarsi. Esatto, sì, ma infatti gran parte dell'assistenza dei preti ai bambini poveri, adesso, visto in Brasile, ma un po' dappertutto, è legata proprio a pratiche pedofili. Qui c'è stato il caso di un cosiddetto missionario, un prete, un lazzarone che è anziano, che era andato in Albania e è stato ammazzato da un ragazzo, no? È stato ammazzato da un ragazzo, e il motivo per cui il ragazzo lo ha ammazzato è perché questo aveva allungato le mani su sua madre. Ora, naturalmente, non si può più interrogare il prete se lo ha fatto o non lo ha fatto, però sta di fatto che quelle sono le motivazioni per cui il ragazzo lo ha ammazzato. Per cui questo sessantenne qui di Treviso, di qua attorno, adesso non mi ricordo esattamente il paese, no, ce l'ho, una notizia, perciò. È di un anno fa, credo, un anno e mezzo, adesso con la memoria vado un po' a rilento, comunque questo qua subito l'hanno fatto passare come un martire, poi hanno cancellato la notizia, insomma, in realtà è stato un omicidio fatto da un ragazzo perché si dice che lui allungasse le mani sulla madre. Per cui molti missionari in realtà stanno facendo del vero e proprio turismo sessuale, turismo pornografico in giro per il mondo. Sì, sai, infatti, fate voi. Se tu pensi il discorso proprio del discorso degli aborti, abbiamo avuto il fatto che si dice il Papa elogi i militanti contro l'aborto, logicamente per questo è una guerra santa, è la classica guerra santa. Ricordiamo che Ratzinger era sotto due processi per partecipazione morale in stupro di minori. Soltanto l'intervento dello Stato americano ha fermato i processi. Nell'intervento Stato americano ha dichiarato che Ratzinger è riconosciuto come capo di Stato, per cui non doveva essere processato. Ricordo che anche Saddam Hussein era riconosciuto come capo di Stato e anche Noriega era riconosciuto come capo di Stato. Fate un po' voi. Quando ci sono pesi e misure diverse, no? I bambini sono bestiame che si può stuprare tranquillamente, perché processare un capo di Stato solo per concorso in stupro di minori? Volete mettere le armi di distruzione di massa che aveva Hussein? Erano ben più pericolose?
Francesco, effettivamente, guarda, o nasce l'idea pagana o qua effettivamente sono cazzi acidi. Dieci anni di trasmissione, siamo alla decima trasmissione e praticamente stiamo ancora alla prima trasmissione. Cioè, non lo so. Beh, noi siamo rimasti sulla nota di posizione e abbiamo assistito che purtroppo il fondo si è ampliato, la guerra è diventata più forte, cioè, sai, a me piace l'aforismo di Nietzsche che dice che noi siamo delle avanguardie già oltre l'orizzonte quando gli altri ancora non vedono l'orizzonte. E noi siamo stati proprio queste avanguardie che siamo già oltre l'orizzonte, che abbiamo percepito, abbiamo visto per primi. Logicamente le avanguardie non possono certo fermare, possono soltanto segnalare il pericolo, possono ricordarlo questo, allora, possono continuare a dirlo, è quello che noi stiamo facendo, insomma. Io, se poi le persone vanno bene, ascolta dei peccatori, gli va bene l'inquisizione, noi cercheremo di sfuggire alle grinfie dell'inquisizione, se a loro gli piace. Siamo Francesco, ma siamo così disarmati. E io vi ricordo una cosa, Ita, sul sito www.federazionepagana.it ho messo tre documenti, uno sulla divinazione. Che cos'è la divinazione? Perché effettivamente qualcuno mi ha fatto un po' saltare le scatole sulla divinazione. Ho messo un documento su Paolo di Tarso e le sue idee sulla morte, una roba aberrante. E dopo ho messo un altro documento, perché il nazismo, campi sterminio, chiesa cattolica sono esattamente la stessa cosa, da dove nasce l'idea, ma questa ve l'ho già fatta come trasmissione radiofonica, in ogni caso è una pagina web, insomma, che potete scaricare. C'è poi la pretesa sempre di andare a demolire gli altri e demonizzarli, d'altronde il signor Ratzinger ben conosce gli argomenti e tutto quanto va bene per poter accusare. A proposito, Razzi, che deve essere uno dei miei più assidui lettori in internet. Perché? Ma perché in molte affermazioni che fa ritrovi come se fosse una risposta a pagina web, capisci? Cioè, già come è stato uno degli organizzatori, beh, Biffi era uno dei suoi bracci sicuramente, però per la dottrina della fede aveva un'altra funzione, aveva la funzione anche di impedire la nascita di religioni diverse dalla cattolica sul territorio nazionale, non è che aveva soltanto la dottrina della fede, la, come si chiama il suo ufficio, insomma, quello dell'inquisizione, ecco, tanto dove era prima Ratzinger, no? Che era la, non mi ricordo santo, più santo, sì, beh, l'ufficio per la per l'ortodossia della fede, non mi ricordo. Dottrina della fede. Sì, la dottrina della fede. Comunque, vabbè, non mi ricordo, no. Comunque, in ogni caso, è ciò che era prima il Tribunale dell'Inquisizione, cioè l'ufficio dell'Inquisizione, e sul territorio nazionale aveva anche la funzione di impedire la nascita di altre religioni. E chiaramente aveva tutta una serie di addentellati, tutta una serie di strutture, di parastrutture. A loro gli piacciono molto il mistero, il lavorare di nascosto, le grandi logge, le piccole logge, il gruppetto all'interno della parrocchia che spia i parrocchiani. Cioè, queste cose qua ci vanno matti i cattolici, gli illuminati. Beh, gli illuminati vengono fuori sempre dai cattolici, no? Sono tutte storie. Cioè, gli piacciono molto sta roba. Anche la stessa massoneria, quando è nata, praticamente ha preso un po' questo ambiente da Carbonari. Cioè, la massoneria in sostanza è cristiana. Sì, sì, no, ma da setta segreta, no? In effetti li bruciarono, li ammazzarono, per cui avevano anche delle ragioni per farlo. Però gli piacciono moltissimo, e Ratzinger aveva mani in pasta, insomma. Per cui chiaramente ha letto sia i miei primi scritti sia tutti gli altri, e quelli che sta dicendo adesso sta un po' scaricando. Ho avuto una pagina, si chiama, che tratta della pagina dei talenti, il commento, ha avuto 600 aperture nel giro di 15 giorni, una cosa del genere. Però siccome mi hanno fatto notare che la parabola dei talenti era un argomento della messa ultimamente, mi sa che hanno fatto fare un po' di ricerche ai ragazzi. Vabbè, insomma, dai. Qualche omelia. Voi che diamo via le telefonate?
Ostia, Francesco è sempre affezionato alle telefonate, lui gli piacciono molto i radioascoltatori. Scusa, c'è un quarto 049 700 700 e 049 700 838. Possiamo benissimo. Pronto? È Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Ciao. Ciao. Prima di tutto propongo la medaglia d'oro al ragazzo che ha ucciso il don pedofilo. E dopo so che voi siete molto estimatori dei templari, è vero o no? Come no? Dite la verità. Sì. Beh, sai, c'era un modo di dire dei templari. Dice, era abbiamo... brava gente, dai. Non era brava gente. Bravissima. Ecco. E poi io dico, mi rivolgo al sole. Mi sembra che esista il sole, mi sembra. Devi trovarlo, è una tua illusione. Ecco, va bene. Però io dico una cosa, avete niente in contrario se io mi metto a ringraziare il sole, l'acqua e la terra? Non so da chi sono stato fatti, però non mi permetto neanche di pensare da chi e come, perché sarebbe troppo grande per me. Però mi permetto di ringraziare il sole. Avete niente in contrario? Noi no. Ecco, io lo ringrazio perché senza di lui, modestamente, non si può andare avanti. E mi fermo semplicemente qui con queste mie affermazioni elementari, terra terra, e me le tengo. Non ho altro da dire, ringrazio direttamente chi mi dà e che vedo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Sì, beh, sai, il coso del sole è importante perché recenti scoperte parlano di un'eliosfera, che sono scoperte recenti, qui si dimostra che il fluido del sole mantiene la nostra galassia in una condizione di vita possibile. Pronto? E di conseguenza è importante proprio perché noi dipendiamo moltissimo dal sole. Ciao, 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 ciao. Niente, mi collego così col discorso fra cristiani e musulmani, no? Sì. Capitata la settimana scorsa, insomma, che solita imbarcazione dei medio orientali che insomma affonda, parlano una trentina di dispersi, si parla, 9 accertati, poi ne saltano altri 11 fuori sulle spiagge. Questo è il modo in cui noi, diciamo, oltre ad andare lì a depredare quella terra, anche no, gli affondiamo anche le loro speranze, che loro vengono qui perché lì sono alla fame, lo trego, proprio non riescono, secondo me sono alla disperazione, li abbiamo messi noi in quelle condizioni. Beh, comunque, qual è il problema? Che succede questo, succedono altri 40 morti in Iraq in quel giorno, perché c'è il solito kamikaze, che lì sono tutti kamikaze, altri 40 morti in Iraq, ripeto, così, tanto per guardare qualcosa di diverso, mi sintonizzo su Rete4 e guardo il TG4 di Fede, tanto per farmi una risata. Questo inizia a parlare di Berlusconi e dei ministri che vengono ricevuti in Terra Santa, no in Terra Santa, scusa, tutto santo qui. Stato pontificio al Vaticano, sì. Che il pastore tedesco li riceve con tanto di omaggi e scambi. E questo 10 minuti, passano altri 10 minuti per un altro servizio che non citano assolutamente, però parlano dei ranieri di Monaco, tutta roba che riguarda la gente comune, no? E poi io dico, sarà il momento che parla anche di questo, ma che ci ha messo dentro pubblicità, insomma, si è dato 2 minuti di guerra d'Iraq e del fatto dei clandestini, e su tutti i clandestini ormai. Cioè, questa è l'informazione, ma il problema è che io ci faccio una risata, ma la gente ci va dietro a questo. Insomma, comunque Adriano, questa è l'informazione in questo caso di paese, e cioè anche all'estero. A questo punto mi domando, ma in Portogallo com'è? Perché Barroso è gli eredi. Vabbè, ma Barroso è in Europa, sì, Barroso in Europa, ma lì, cioè, siamo anche lì lontani dal cambiamento, perché i cattolici stanno conquistando, cioè, ormai sono presenti ovunque. Hanno direttive. Non sono tutti cattolici come in Italia. No, non credo. Comunque hanno direttive, il Vaticano ha diramato direttive per conquistare tutti quanti i centri di potere in ogni stato possibile e immaginabile. Sì, va bene, ma io mi domando, l'informazione in Portogallo è così, l'informazione in Francia
in Olanda, non so. A questo punto dobbiamo solo metterci in posizione classica, tradizionale, perché non se ne viene fuori. Domando a voi se c'è speranza a questo punto. No, non c'è speranza. Mi dispiace, ma penso anch'io la stessa cosa. Non c'è speranza. Il fatto è che la gente purtroppo ci crede a quello che viene detto, capito? Adriano, c'è sempre la provvidenza. Provvidenza? Vi saluto ragazzi. Ciao Adriano, ciao. Adriano, consiglio per vedere il modello informativo del telegiornale di andarsi a vedere il papocchio di Arbore e troverà sì, che dove lo trovi il papocchio di Arbore? Vabbè, l'ho fatto sparire, l'ho visto due volte e poi non l'ho più visto. Comunque lì dà già il modello di come possono essere impostati i telegiornali e noterà che c'è una strana somiglianza tra come vengono condotti quei telegiornali e quelli attuali, perciò esiste già un modello codificato di come deve essere l'informazione, insomma. E poi non è, io non sarei così negativo, cioè nel senso che ciao Francesco, no scusa, ma solo per ricordare un'esperienza di vita. Io ho avuto un nonno meraviglioso e mia madre mi raccontava sempre che spesso diceva avrei preferito essere morto subito dopo appena nato, magari lui era anche cristiano, magari dopo che mi avessero dato l'acqua, diceva. E sapete perché? Perché lui era stato preso da un orfanotrofio, no? Perché era stato abbandonato lì da suo padre che l'aveva avuto da una serva. E siccome a quel tempo, parlo di 100 anni fa, di più, a quei tempi, anche molto di più di 100 anni fa, non si potevano raccontare queste cose, non si potevano far sapere, bisognava tenere tutto nascosto. Allora la serva l'hanno spedita in America, sparita dal paese. Mio nonno è stato messo in un orfanotrofio e poi è stato cresciuto dai genitori che l'hanno preso perché avevano bisogno di farlo lavorare nei campi, come quando si va al mercato a comprare un mulo o una mucca per tirare l'aratro, e perché loro avevano avuto disgraziatamente anziché un figlio una figlia e poi non potevano più avere figli. E allora questo buon padre putativo di mio nonno, per poter mandare avanti un po' i campi e la casa da contadino che aveva, ha pensato bene di andarsi a prendere mio nonno. L'ha tenuto per 30 anni e l'ha fatto crescere e l'ha tenuto come un servo, come uno schiavo, mai una carezza, mai un affetto, niente. E mio nonno, quando poi si è sposato e quando ha avuto i figli grandi, lo hanno sentito ripetere fino alla fine, magari fosse morto subito. Volevo dire questo del movimento della vita, visto che si parla tanto di aborti, che a tutti i costi vogliono che si mettano al mondo tutti, no? Tutti, devono nascere tutti, dal primo all'ultimo, che quando poi queste persone che dicono che mettere in vita è un atto d'amore, che poi una volta che siano in vita questi qua l'amore non lo vedranno mai, che ci pensino bene, perché diceva anche Leopardi, perché dice dare al sole, perché reggere in vita che poi di quella consolar convenga. Io ho l'esperienza viva vissuta di mio nonno e mia madre lo diceva, che nei momenti proprio quasi di solitudine, di disperazione, diceva sempre fossi morto subito, perché lui l'affetto e l'amore della madre e del padre non l'ha mai avuto. Viva la vita. Viva la vita. Basta pensare al discorso dei figli innaturali, legittimi, fuori, dentro del matrimonio, tutte invenzioni tipiche dei cristiani. Pronto? Tutti i problemi creati. Ciao Francesco. Niente, come va? Bene? Sì. Senti un po' che la trasmissione. Sì, attento, mi ha fregato la prima linea. Attento, su Repubblica, qua che sei ancora con Darwin. Dunque pagina di oggi? Sì, figurati. Ancora a pagina 51, dunque adesso i molti nemici della scienza e dell'evoluzione, che sei Cartei, partiti addirittura da Lerner, che sei un gruppo di studenti di Alleanza Studentesca di Milano, quei Cartei che dicevano basta favole, nel senso che l'evoluzionismo sarebbe una favola, come no? Cioè, il creazionismo che cos'è? Basta favola perché viene dall'America, cioè praticamente si butta su tutto quanto, mi sono evidenziato con l'evidenziatore, tre parole, comunque sono due pagine. I dinosauri dell'arca di Noè, di Francesco. Sì. Hanno fatto questa sparata, sì. Sì, e dopo che c'è sempre la cosa, che c'è Casini, rispetto per la Chiesa e in casa la benedizione dei vescovi. È ovvio. Vero politico cristiano, dice. Ecco, aborto, la sfida dell'unione, aiuti concreti alla gravidanza. Praticamente. Che se
aspetta qua sul Corriere. Ruini, l'etica privata, ognuno agisce come crede, l'elogio del vescovo Casini, uomo del dialogo. Avevo letto che c'era di articoli che bisogna mettere le dentro nei consultori. Adesso ho perso ne abbiamo parlato anche giovedì scorso di questi consultori che dovrebbero essere ormai proprio vigilati dalle guardie svizzere. Proprio perché c'era il desiderio di arrivare ormai al discorso di rendere l'Italia uno Stato Vaticano, una parrocchia vaticana. Sì, esatto. Dopo questi avvenimenti, Reagan beve il sangue di Fafnir, che le antiche saghe nordiche, quelle che ti hai letto prima, Claudio. Sì. Però se il doppio volume del Mondadori, che parla comunque cosa ordinare quello del 950. Basta, non do più libri, non ho più titoli. Il 950 purtroppo io è finito ed è in arrivo. Sì, ma 9,50 della Garzanti. Sì, non sarà una grande traduzione, però sicuramente averle in casa danno un'idea di quello che era il mondo antico, esatto. Capito? Letta, per me è importante. Letta la go qui a Snorri. Dopo ho trovato una cosa che io non ho mai tempo di fare, che però mi piacerebbe fare per dare la dimostrazione della ricchezza, è parlare tipo della mitologia di quelli che noi chiamiamo gli eschimesi, degli Inuit. Noi pensiamo appunto sempre come dei selvaggi, cioè ci raffigurano come gente veramente messa male. In realtà hanno una mitologia molto ampia, consistente, sì, molto forte. E incredibile, ti dico, nessuno ha mai parlato, io ho del materiale, ti dico, fra i 5.000 e 100.000 progetti che dovrei fare, sarebbe anche questa, che darebbe la dimostrazione di come un popolo che vive una condizione anche difficile, in realtà riesce a essere molto attento alle molteplici realtà del mondo che gli attorno. Cioè, dà una dimostrazione di sensibilità per il mondo incredibile. Francesco, sì. La prossima settimana penso per il... Perfetto, benissimo. L'altra mattina ha detto che penso la prossima... Tutti, continua a fare pressione sul comune, sì, amico. Sì, sì. Ho trovato di Umberto Galimberti, Orme del Sacro. E gli equivoci dell'anima, ombre del sacro deve essere bello. Io non ho detto niente, guarda che io ho preso soltanto pezzi da psichiatria e fenomenologia, che dopo non dica che io ho esaltato Galimberti, mai mi permetterei di fare una roba del genere. Inviato tutta la sarabanda che ho... No, ma Galimberti merita Galimberti, cioè, ho scoperto, però psichiatria e fenomenologia non ce l'avevo. Comunque l'ho sentito anche per televisione, vari programmi, vari saggi, insomma. Comunque la Repubblica ci deve essere, adesso l'ho persa, comunque non perdo tempo, lascio. Guarda qua, le famiglie cattoliche a Storace, cambiamo così i consultori. Ma se tu pensi che ci sono dei consultori provinciali di Vicenza che sono convenzionati con istituti cattolici, esatto. Praticamente, cioè i comuni li hanno dati in appalto, in gestione ai istituti cattolici, perciò... Sì. Qui c'è un Cristo, c'è un dipinto sopra ruini che è un Cristo che sembra un mostro. Con le due, ma è brutto, disegnato male. Beh, effettivamente era brutto questo. Le famiglie cattoliche a Storaggio cambiano i consultori. Dunque, ora che c'è? Niente certificazioni, rete di servizi pubblici o privati e l'obbligo, poi c'è la scaletta e tutto quanto. Ma è tutto in programma come vogliono cambiare. Loro vengono via, ma noi non vogliamo cambiare la 194, cambiamo tutto il resto. Tu la 194 non la praticherai mai. Esatto, le proposte sono le maternità, i fondi di costruttori, ai neonati e anche stranieri. Il caso RU486, 4 morti sospette, scatta un'inchiesta negli USA. Adesso cominciano, no? 4 morti sospette, il caso della 486, va a finire che va tutto per aria. Comunque il problema è che stanno distruggendo l'intero sistema sociale. Sì,
Il progetto è quello, le reazioni chiaramente saranno di una violenza straordinaria, esatto. Perché non vengono soltanto dalle persone, verrà proprio dall'ambiente. Dall'ambiente medesimo, sì, perché non può succedere una cosa del genere, insomma, cioè no. Tornare indietro di 50 anni. No, non è questione di tornare indietro, non esiste un tornare indietro, no. Si va avanti nella distruzione della vita, avanti, capisci? Sì, non esiste, cioè, quando si ha finito di gelarsi la Groenlandia, sì. Non è che si torna indietro, cioè non si torna più indietro, esatto, capisci? Esatto. Cioè, quello che si fa nel mondo, quello che si fa nella società civile, non è un tornare indietro, no. È comunque un andare avanti, ma verso la distruzione, verso la conflittualità, verso i problemi. Verso il collasso, come il libro di Gerbe, l'hai sentito nominare? Non ce l'ho neanche presente, perché io ho una pessima memoria su queste cose. Di Gerbe, l'ultimo che è venuto fuori, il collasso, parla appunto di Jared. Va bene, devo mettere giù adesso Ivano. Vi ringrazio. Grazie a te Ivano. Ci sentiamo, ciao. Niente, ciao, io devo qui la trasmissione Magia Straordinaria Paganesimo, non prendo più le telefonate, riprendiamo gli appuntamenti. Allora, il giorno 3 dicembre, sabato 3 dicembre alle 20:30, qui in sala Radio Gamma 5, presenteremo quello che è stato il congresso del VCER, il congresso del mondiale delle regioni etniche, che è stato tenuto ad Anversa a giugno, e lo presentiamo un po' in generale, insomma, quello che è avvenuto. E poi, Francesco? Sì, ecco, io ricordo appunto domenica 27, cioè oggi siamo giovedì, perciò venerdì, sabato, domenica, fra tre giorni, domenica 27 ottobre 2005, Palazzo dei Congressi, via Scavi 14, Montecorvo Terme, Padova, inizio ore 9:30. Ingresso libero, il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Io invito tutti gli ascoltatori a essere presenti, e si comincia appunto la mattina alle 9:30, si va avanti anche il pomeriggio, io non so l'ora prevista. Ci sono 5 relatori, i più interessanti dal mio punto di vista, logicamente, perché conoscendoli di fama, è l'apertura del congresso di Roberto Vacca e l'intervento di Luigi Cascioli, che parlerà appunto del processo sull'influenza storica di Gesù Cristo. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento per l'ora 19 con la seconda parte della trasmissione, riprendiamo i discorsi che abbiamo lasciato 15 giorni fa e niente, mando subito la pubblicità, non mando neanche la sigla perché c'è Alvise che già sta aspettando. Ciao a tutti, ciao a tutti. E a risentirci, ciao.